Buongiorno a tutti gli aspiranti medici, soprattutto anatomopatologi. Oggi affronteremo un tema un po' insolito e non molto popolare, ma che è molto importante per capire la neurologia e la psicologia umana. Parliamo di persone che in vita hanno avuto il coraggio di avere una prolungata e intensiva visione di quei film, quali 3 metri sopra il cielo, Ho voglia di te, L'ultimo bacio, Ricordati di me, Il tempo delle mele 2, perché l'uno è un cult, non si tocca, eccetera, eccetera, eccetera. Qui abbiamo il caso di quest'uomo. È morto da circa 18 settimane. Di che parla questo? Come vedete, infatti, non conserva un aspetto roseo, chiaramente, e neanche da morto fresco. Tuttavia, tramite un'infusione intensiva, come la sua visione di film strapamutande, di formaldeide e altri prodotti conservanti all'interno del tronco encefalico per un paio di settimane a questa parte, siamo riusciti a conservare il sistema nervoso centrale, l'encefalo, che ora esamineremo, faremo a fette, analizzeremo al microscopio con i reagenti per vedere appunto che loro sono simili a noi, estremamente simili a noi, ma magari c'è qualche anomalia all'interno del cervello abbastanza occulta che può spiegare appunto come mai in vita avessero questa voglia di visione intensiva di tali film. Ora il cervello magari non appare roseo come quando era in vita, ma avrà la sua perfetta forma. È un colore magari un po' spento, però sicuramente analizzabile. La sezione cranica è stata già fatta, basta adesso, ecco, fare così. Apriamo. Ora prendiamo il sistema nervoso centrale, prendiamo tutta la massa encefalica, tutto il cervello, introduciamo una mano nella base cranica, infiliamo le dita toccando il chiasma ottico, ora usciamo il cervello. Davvero curioso. Vabbè, spegniamo. Questo anatomopatologo non ha tutti i torti, quindi via video recensione di 3 metri sopra il cielo. Allora, avete presente Dawson Creek? Ecco, togliete tutte le tragedie un po' serie di Dawson Creek, prendete tutte le cose più idiote di Dawson Creek e mettetele in una specie di carbonara sbagliata con il guanciale preso da un maiale con la febbre suina minimo a 42. Ecco, scusate, mi fa pure ammalare sto film. Ecco 3 metri sopra il cielo, che quando lo vedi vorresti andare in realtà 3 metri sottoterra per la vergogna. Se ti vanno a sgamare che esci dal cinema e dici madonna mia, voglio scomparire, voglio andare 3 metri sottoterra. Di che parla il film? Parla di 2 famiglie ricche. Una dove c'è una ragazza dal nome intelligentissimo che si chiama Babi, mio Dio che genitori spietati. L'altra c'è una specie di James Dean da carbonara sbagliata, sempre con lo stesso guanciale con la febbre suina a 42, che si chiama Step, si chiama Stefano, ma tutti lo chiamano Step, capito? Così, una scusa per farsi bullizzare. Come ti chiami? Step. Ah, quindi ti chiami Paragrafo? Passo? Ok, mazzata, conserva. Che tra l'altro c'è un altro amico, questo Step, dal nome, da premio Nobel, che si chiama Pollo. Ecco, questo diciamo sono i 3 personaggi principali. 2 famiglie ricche, nome del cazzo, Step è il bello e il maledetto della famiglia perché va con le moto e trasgri
va alle feste a comportarsi tipo arancia meccanica, spaccio, ricettazione, porca troia, gli manca di aver invaso il Kuwait, ha fatto tutto sto tizio, che però poi si innamora di questa Barbie, appena la vede è amore a prima vista, dice minchia, adesso vedrò di combinare la mia vita al romanzo criminale con una specie di Notting Hill, vediamo un po', vedete quanti film stanno uscendo per parlarne male di uno. Allora, a un certo momento che succede? Che lui si innamora di lei, l'amica di Barbie, che manco mi ricordo come si chiama, si innamora di Pollo, anche se Pollo è brutto come il diabete mellito ed è intelligente come un babbuino con la leptomeningite, è una cosa incredibile. Infatti poi a un certo punto muore, non perché è scemo, ma perché fa le corse clandestine, quindi è scemo lo stesso. Una scena peculiare di questo film è quando fanno la festa a casa della ragazza che sta ancora col primo fidanzato, che mi sembra che è interpretato da un giovanissimo Enrico Silvestrin o giù di lì, che lui è vero che Step Riccardo Scamarcio è odioso perché è proprio l'artefatto in carne e ossa e apparati, no? Che proprio è un personaggio artefatto, vuole fare il James Dean dell'Eurospin, però il Eurospin che sta andando a fuoco praticamente. Però pure questo qua, il personaggio dello zio, è moscio come un polipo lasciato 40 minuti a cuocere, una cosa insipida, ma secondo me non è troppo il personaggio, è proprio come l'ha reso, cioè, vabbè, insomma, che succede? Vanno alla festa anche questi qua, questi drughi della matriciana, questi motociclisti di Scamarcio, Pollo, non so se c'erano anche Dotto, Pisolo, Mammolo, Eolo, Stupralo, Scippalo, Fottilo e Cinzia, che quella trans non c'erano. Vanno lì e succede il casino, scene di una violenza inaudita, che proprio Stanley Kubrick muto con Arancia Meccanica, tu non vali più un cazzo, si mangiano tutta la torta, bevono tutti gli alcolici, saltano su divani come bambini, quanto sono trasgri, quanta trasgressione, quanto disagio giovanile che traspare da queste immagini, mio Dio, mio Dio, mio Dio. E poi che succede? Che scappano perché arriva la polizia con le moto, ovviamente Scamarcio perché è Scamarcio in quel film, ma crede di essere chiaramente Alexander De Largi di Arancia Meccanica, il romano è Alessandro da Larga, insegue lo zio scemo con Barbie che stanno in macchina, calcia gli specchietti, cose, inseguimenti con le moto, girati malissimo, porca troia, sembra che gli hanno messo la telecamera sulle moto Hot Wheels attaccate con lo scotch, sono girate proprio male, ma male male, infatti non si vede un cazzo, è un espediente per dire no, famo che non si vede il cazzo che è meglio. In tutta questa scena di inseguimento post festa per sfuggire alla polizia viene coinvolta un'auto con due coniugi, uno occhialuto e anziano e una che assomiglia a lui, se non fosse stato che non ha gli occhiali praticamente. Che succede? Che si scontrano con la macchina, colluttazione, mazzate fra Riccardo Scamarcio e questo qua con gli occhiali. E anche Barbie vede tutta la scena sconvolta. Ehi, è reato picchiarlo, ha gli occhiali! E beh certo, perché se non c'aveva gli occhiali lo potevo pure buttare nell'acido. Al limite potevi prenderti una multa da 650 euro e andare dal giudice di pace. Cioè gli occhiali, per gli occhiali non si picchiano le persone. Attenzione, ecco. Menatevi, per esempio. E niente, e questa cosa qua del povero occhialuto che lotta contro il bullismo verso gli occhiali andrà avanti poi per tutto il film, perché ci sarà un processo. Oltretutto il padre di Scamarcio, oltre che essere un miliardario ambizioso che lo odia perché non fa un cazzo dalla mattina alla sera e c'ha ragione, è interpretato da Luigi Petrucci,
Luigi Postiglione, compagni di scuola, Carlo Verdone, 1992, Petrucci. Grande, grandissimo. No, non so se era giusto l'anno del film di Verdone, in caso perdonatevi, Carlo, scusami, maestro. E niente. Andiamo avanti col film. Quindi, Babi e amica più scema di Babi si innamorano di Pollo e Step. Che c'è oggi a cena? Pollo e Step. Azzo! Buono, buono. Soltanto che succede? Che Step prima stava con una che assomiglia un po' alla figlia di Ivan Drago, bionda, alta, incazzusa. Infatti a un certo punto c'è una bella rissa fra donne, che però poi finisce subito perché che Step si mette in mezzo e non riuscendo neanche a sedarla per bene sta rissa, perché all'improvviso Babi, che era tutta la perfettina garbata della ricca Roma bene, a un certo punto a questa qua, che è una deborgata, la sconquassa di calci, neanche Liu Kang in Mortal Kombat, e questa poveraccia bionda ex rivale in amore rimane a terra stesa, gonfia come un codechino dalle mazzate che ha preso da Babi. E niente, quindi a un certo momento che succede? Che i genitori di lei non vogliono che lei veda Step, e c'hanno ragione. Il genitore Postiglione di Step lo odia sempre di più, perché in pratica andiamo al ritmo di una denuncia al giorno. Cioè in casa c'ha più raccomandate che mattonelle di battiscopa, incredibile. E quindi, nonostante questi veti da parte della famiglia e nonostante le pressioni di una scuola privata di stampo neonazista che fa abbigliare le ragazzine come le Iene di Quentin Tarantino, loro comunque a un certo punto decidono il passo più sommo, il momento più sommo che ci può essere in una love story, che appunto cos'è? È la deflorazione. Quindi lui cosa fa? Siccome sarà sempre un fuorilegge, lui è capace di essere querelato anche se fa una scorreggia nel cesso dell'autogrill dei maschi con la porta chiusa, cioè come si muove calpesta una merda Step e gli piace, per trombare insieme vanno in una catapecchia abbandonata, lei viene bendata mentre lui la porta in moto, come la mafia, uguale, capito? Ti bendiamo così non vedi il percorso. Ormai è una sua abitudine, un modus facendi, non operandi, proprio facendi. Fa proprio così, è abituato a comportarsi come un malavitoso. Arriva sul posto, lei inquietatissima, giustamente, ma che cazzo mi sta a mettere la benda? Dalla parte è inquietatissima, dall'altra, oh che bello, mi ha messo la benda, adesso facciamo subito una cosa romantica. Da qua si capisce che il messaggio insito del film, anche se inconsapevole, è che l'amore certe volte è proprio deficiente. Arrivano davanti a questa casa di diroccata, lui ancora detiene gli occhi bendati perché chiaramente anche all'epoca dei corleonesi non si dovevano vedere i luoghi finché non ci si entrava, no? Lui che fa? Rompe a calci una finestra, perché mai sia a usare la porta, le chiavi. È roba da checche usare le chiavi. Io sono uomo, io scaccio le porte a calci. Scaccio la porta, lei trasecola. E che cos'è sto rumore? Non ti preoccupare. Apre la porta, la sbenda finalmente, ed entra una specie di tugurio abbandonato che conosce solo lui. Sicuramente sarà sottoposto a sequestro penale per chissà che cazzo, ma noi non vogliamo neanche indagare, che ormai ne sappiamo il curriculum vitae di quest'uomo. Qual è? Prende un lenzuolo sudicio, che chissà quanti cadaveri di testimoni oculari ha visto, o quante urinate di crack dipendenti ha assorbito. Lo mette su un materasso ancora più sudicio, giusto così per mettere la merda sulla merda, si denudano e così si attua la deflorazione. La cosa brutta è che dopo tanto penare, dopo tante utopistiche stronzate
alla love story fatta male col culo. Scusate, ci fa venire la tosse sto film. A un certo momento uno si chiede, dopo tutto sto casino, è Postiglione le denunce, le mazzate, e gli occhiali no, senza occhiali sì, e la festa, e quelle cose clandestine, il fumo. Se arriva il momento della deflorazione, fateci vedere una zizza. Niente. Ho detto una zizza! No, eh? Figurati, figurati, certo. Che poi... Vabbè, quindi, non ci danno neanche questa soddisfazione. E cosa accade poi? Mentre tutto sta per andare a tarallucce e vino, querele permettendo, ormai Step c'ha un dossier grosso quanto quello di Al Capone, e questa mappazza vale solo per giovedì scorso, ce ne sono centinaia, tutti grossi uguali, dal 99 ad oggi, di quel personaggio. Che succede? Che poi un po' Step diventa amico del padre perché giocano a biliardo per estinguere un debito malevitoso, ma quando mai? Cristo, ma quando mai? Ma quando mai? Quando mai si è vista una cosa del genere? Tommaso Moro, Utopia, versione per minchioni, Mondadori. Questo deve essere il libro da cui è tratto il film. E quindi all'improvviso avviene una tragedia. Muore Pollo. Voi dite, avrà incontrato Francesco Amadori sicuramente. No, fa la corsa clandestina perché è talmente innamorato dell'amica di Babi. Dice, ah, oggi vinco io, e poi si cappotta e muore. Alla fine del film che succede? Il fratello di Step, ambizioso, calcolatore, grigio, gretto, quello che volete, lo ha sempre portato sul cazzo a ragion veduta perché ci sta, alla fine viene lasciato dalla zita, viene licenziato, e quindi si riappacificano. Non c'è questa cosa nel film, questa considerazione, ma ho pensato. Allora, Step, tuo fratello l'hanno licenziato, l'hanno cacciato via dal lavoro, scusa, tuo fratello si è lasciato con la zita, l'hanno licenziato, tua madre è scappata con un amante, c'è pure un flashback non molto chiaro che non si capisce, il tuo migliore amico Pollo è morto. Non è che porti un po' di merda pure tu, no? Come quella del danno. Comunque, questo è 3 metri sottoterra, mazzo, 3 metri sopra il cielo di Luca Lucini con Riccardo Scamarcio e chi c'era più? Ah, è Riccardo Scamarcio. Fatica, ragazzi. Ah, minchia! Dimenticavo una cosa importante. In questo film c'è questa cazzo di Radio Caos per fare la cosa yeah giovanile che commenta con quella voce irritante e accompagna tutte le brutte vicende per tutto il brutto film. Un po' come la radio... La stazione radio che commenta tutte le scene dei Guerrieri della Notte di Walter Hill, solo che i Guerrieri della Notte è una cosa, questo non è una cosa, è una cosa informe. Walter Hill, se vedesse questo film, su questa cosa qua della radio, direbbe messi in fugata la IAM, che in messapico sta per non l'avessi mai fatto. Infatti, tanti brutti scemi poi hanno usato questo espediente in 3 metri sopra il cielo, in Zombie 3 e in mi sa Rimini Rimini 2 o Abbronzatissimi, una cosa così insomma, è stato purtroppo da cattivo esempio senza volerlo per brutti film. Mi dispiace Walter, ti giuro non metterò mai cose di radio nei film miei. Giù l'ingiurella.